Lo sentite? Questo è il mare che ho ascoltato per molti anni. Aprivo la finestra, mi sedevo al pianoforte e cominciavo a scrivere. All'epoca stavo lavorando alla Gloria, un'opera che Arturo Toscanini avrebbe diretto alla Scala di Milano nel 1907. Avevo già composto La Tilda, L'Arlesiana e Adriana Le Couvreur, ma volendo terminare la mia ultima opera al meglio, lasciai il Regio Istituto Musicale di Firenze dopo 8 anni di lavoro e cercai un luogo ideale da cui trarre ispirazione. Varazze. Ah, Varazze. Ridente, romantica e dal clima mite. È qui che decisi di trasferirmi ed è qui che rimasi per molti anni. In quella villa che vedete dall'altra parte della strada, che allora era Villa Rosa e che oggi porta il mio nome. Villa Rosa apparteneva a Rosa Lavarello. La incontrai per la prima volta dove a quei tempi sorgevano i cantieri Baglietto, lì, oltre quel molo. Passeggiavo da quelle parti il giorno del varo del Ciocio San, la nave da diporto che la famiglia di Rosa aveva costruito e destinato a Giacomo Puccini. La conobbi e sentii subito che sarebbe diventata la mia dolce e inseparabile compagna. Ci sposammo il 26 giugno del 1909 nella chiesa di Santa Caterina, proprio lì, di fianco alla villa che poi diventò la nostra casa. Ah, ma non ho scritto solo opere. Qui a Varazze ho composto musica per pianoforte, per orchestra, musica da camera e per canto. E sempre qui alcuni di questi brani sono stati eseguiti per la prima volta. Quella che sentite in sottofondo, per esempio, è Loin dans la mer, un brano per pianoforte che ho composto nel 1904 e che nel 2022, 118 anni dopo, verrà trascritto e inciso da un ensemble di percussioni a Varazze. È la versione che state ascoltando ed è il mio regalo per il mare, per questo mare che mi ha sempre accompagnato, ispirandomi e portandomi lontano.